Figlia mia, oggi medita la mia dolorosa passione in tutta la sua enormità. Meditala come se essa fosse stata intrapresa esclusivamente per te. La meditazione sulla mia passione ti aiuta a sollevarti al di sopra di tutto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sono stato io il tuo maestro, io sono e lo sarò. Fai in modo che il tuo cuore assomigli al mio cuore, umile e mite. Non pretendere mai i tuoi diritti. Sopporta con grande serenità e pazienza tutto quello che ti capita. Non difenderti quando ogni vergogna cadrà su di te ingiustamente. Lascia che trionfino gli altri. Non smettere di essere buona quando ti accorgi che abusano della tua bontà. Quando sarà necessario, ti difenderò lo stesso. Sii riconoscente per la più piccola grazia che ricevi da me, poiché tale riconoscenza mi costringe a concederti nuove grazie. Oggi la mia anima è immersa nell'amarezza. O Gesù, o mio Gesù, oggi ad ognuno è permesso versare amarezza nel mio calice, indipendentemente dal fatto che sia amico o nemico. Ognuno può procurarmi sofferenze, ma tu, Gesù, sei obbligato a darmi forza e sostegno in questi difficili momenti. O ostia santa, sostienimi e tieni chiuse le mie labbra alla mormorazione e alle lamentele. Se manterrò il silenzio, so che vincerò. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Vedi la mia misericordia per i peccatori, che in questo momento si manifesta in tutta la sua potenza. Guarda quanto poco hai scritto su di essa, è appena una goccia. Fa quanto è in tuo potere affinché i peccatori conoscano la mia bontà. Tu sei il mio cuore, parla ai peccatori della mia misericordia. Oddio, con una sola parola avresti potuto salvare migliaia di mondi. Un solo sospiro di Gesù avrebbe soddisfatto la tua giustizia. Ma tu, o Gesù, hai affrontato per noi una passione tanto tremenda, unicamente per amore. La giustizia del Padre tuo sarebbe stata appagata da un tuo unico sospiro, e tutto il tuo annientamento è opera esclusivamente della tua misericordia e di un inconcepibile amore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Posa il tuo capo sul mio petto e riposati. Il Signore mi strinse al suo cuore e disse: ti darò una piccola parte della mia passione, ma non temere, sii forte, non cercare sollievo e accetta tutto sottomettendoti alla mia volontà. O Cristo, soffrire per te è una delizia per il cuore e per l'anima. O mie sofferenze, prolungatevi all'infinito, affinché possa darti la dimostrazione del mio amore. Ecco, accetto tutto quello che mi porge la tua mano. Mi basta il tuo amore, o Gesù. Ti glorificherò nell'abbandono e nelle tenebre, nei tormenti e nella paura, nei dolori e nell'amarezza, nei tormenti dell'anima e nell'amarezza del cuore. In tutto sii glorificato. Il mio cuore è talmente staccato dalla terra che tu solo mi basti pienamente. Non c'è più un momento nella mia vita in cui mi occupi di me stessa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Santa Madre, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quarta stazione. Gesù incontra la Madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Guarda il mio cuore pieno di amore e di misericordia per gli uomini, ma specialmente per i peccatori. Guarda e medita sulla mia passione. O Maria, oggi una terribile spada ha trafitto la tua santa anima. Nessuno, eccetto Dio, ha conosciuto la tua sofferenza. La tua anima non si è spezzata, ma è stata forte, poiché era con Gesù. O Madre dolce, unisci la mia anima a Gesù, poiché solo allora potrò superare tutte le prove e le esperienze, e solo in unione con Gesù i miei piccoli sacrifici saranno graditi a Dio. Madre dolcissima, ammaestrami sulla vita interiore. La spada della sofferenza non mi spezzi mai. O Vergine pura, infondi la fortezza nel mio cuore e custodiscilo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione. Gesù viene aiutato dal Cireneo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Figlia mia, medita spesso sulle mie sofferenze che ho subito per te, e quello che tu soffri per me non ti sembrerà eccessivo. Mi fai molto piacere quando mediti sulla mia dolorosa passione. Unisci le tue piccole sofferenze alla mia dolorosa passione, affinché acquistino un valore infinito davanti alla mia maestà. O mio Gesù, unisco le mie sofferenze, le mie amarezze e l'agonia stessa alla tua santa passione e mi offro per il mondo intero per impetrare l'abbondanza della divina misericordia alle anime e specialmente alle anime che vivono nelle nostre case. Ho tanta fiducia e mi affido completamente alla tua santa volontà che è la misericordia stessa. La tua misericordia sarà tutto per me nell'ultima ora, come tu stesso mi hai promesso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Sesta stazione. Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Vedi quello che ha fatto con me l'amore per le anime degli uomini. Figlia mia, nel tuo cuore trovo tutto quello che mi rifiuta un così grande numero di anime. Il tuo cuore è di riposo per me. Aiutami, Signore, a far sì che il mio cuore sia misericordioso, in modo che partecipi a tutte le sofferenze del prossimo. A nessuno rifiuterò il mio cuore. Mi comporterò sinceramente anche con coloro di cui so abuseranno della mia bontà, mentre io mi rifugerò nel misericordiosissimo cuore di Gesù. Non parlerò delle mie sofferenze. Alberghi in me la tua misericordia, o mio Signore. O Gesù mio, trasformami in te stesso, poiché tu puoi fare tutto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Settima stazione.
Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Voglio che tu sia come un combattente esperto nella lotta, che in mezzo al frastuono della battaglia sa dare ordini agli altri. Così anche tu, bambina mia, in mezzo alle più grandi difficoltà, sappi dominare te stessa e nulla ti allontani da me, nemmeno le tue cadute. O Gesù, fonte della vita, santificami. Mia forza, fortificami. O mio capo supremo, combatti per me. Unica luce della mia anima, illuminami. Mio maestro, guidami. Mi affido a te come un lattante all'amore della propria mamma. Anche se tutto congiurasse contro di me, ed anche se venisse a mancarmi la terra sotto i piedi, rimarrei tranquilla accanto al tuo cuore. Tu sei per me la più tenera delle madri e sorpassi tutte le madri. Ti canterò il mio dolore col silenzio e tu mi comprenderai oltre ogni mio modo di esprimermi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Tutto questo per la salvezza delle anime. Rifletti, figlia mia, su quello che fai tu per la loro salvezza. Se guardo, Gesù, la tua passione, io non faccio quasi nulla per salvare le anime. Sappi, figlia mia, del tuo quotidiano silenzioso martirio nella totale sottomissione alla mia volontà, conduce molte anime in paradiso, e quando ti sembra che la sofferenza oltrepassi le tue forze, guarda le mie piaghe e ti innalzerai al di sopra del disprezzo e dei giudizi degli uomini. La meditazione sulla mia passione ti aiuta a sollevarti al di sopra di tutto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
All'improvviso vidi Gesù crocifisso che mi disse: cerca la forza e la luce nella mia passione. Meditai la tremenda passione di Gesù e compresi che quello che soffrivo era nulla a confronto della passione del Salvatore, ed ogni anche più piccola imperfezione era stata la causa di quella tremenda passione. Tutto ad un tratto la mia anima fu presa da un grande pentimento, e solo allora sentii che ero nel mare sconfinato della misericordia di Dio. Oh, quante poche parole ho per esprimere quello che ho vissuto. Sentì che ero come una goccia di rugiada assorbita nel profondo dell'oceano sconfinato della misericordia di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Decima stazione. Gesù è spogliato delle sue vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Quando ho ricevuto Gesù nella Santa Comunione, il mio cuore ha gridato con tutta la sua forza: Gesù, trasformami in un'ostia. Voglio essere un'ostia viva per te. Tu sei un gran Signore, sei l'Onnipotente. Tu mi puoi fare questa grazia. Ed il Signore mi ha risposto: sei un'ostia viva, gradita al Padre Celeste, ma pensa, che cos'è un'ostia? Una vittima. Perciò... O mio Gesù, comprendo il significato di ostia, comprendo il significato di vittima. Desidero essere un'ostia viva davanti alla tua maestà, cioè una vittima viva che arde ogni giorno in tuo onore. Quando le mie forze cominceranno a venir meno, sarà la Santa Comunione a sostenermi e a darmi vigore. Per la verità, ho paura di quel giorno in cui non riceva la Santa Comunione. La mia anima attinge una forza straordinaria dalla Santa Comunione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato alla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. La mia misericordia è più grande delle tue miserie e di quelle del mondo intero. Chi ha misurato la mia bontà? Per te sono disceso dal cielo in terra, per te mi sono lasciato mettere in croce. O Dio, con una sola parola avresti potuto salvare migliaia di mondi.
Un solo sospiro di Gesù avrebbe soddisfatto la tua giustizia. Ma tu, o Gesù, hai affrontato per noi una passione tanto tremenda, unicamente per amore. La giustizia del Padre tuo sarebbe stata appagata da un tuo unico sospiro, e tutto il tuo annientamento è opera esclusivamente della tua misericordia e di un inconcepibile amore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Alle tre ho pregato, stesa in croce, per il mondo intero. Gesù ormai ha concluso la sua vita mortale. Ho udito le sue sette parole, poi ha guardato verso di me ed ha detto: Diletta figlia del mio cuore, tu sei un refrigerio per me fra questi orribili tormenti. Per te ho permesso che venisse aperto con la lancia il mio sacratissimo cuore ed ho aperto per te una sorgente di misericordia. Vieni ed attingi le grazie da questa sorgente con il recipiente della fiducia. Non respingerò mai un cuore che si umilia. La tua miseria verrà sprofondata nell'abisso della mia misericordia. Perché mai dovresti litigare con me sulla tua miseria? Fammi il piacere, dammi tutte le tue pene e tutta la tua miseria, ed io ti colmerò con i tesori delle mie grazie. Lì medito sull'onnipotenza della divina misericordia, che è passata attraverso il cuore di Gesù. Ogni volta che faccio la Via Crucis, chiudo nella ferita aperta del cuore di Gesù tutta la povera umanità e le singole persone che amo. Da quella sorgente di misericordia sono usciti i due raggi, cioè il sangue e l'acqua. Essi, con l'immensità delle loro grazie, inondano il mondo intero. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Mia discepola, abbi un grande amore per coloro che ti fanno soffrire. Fa del bene a coloro che ti odiano. Ho risposto: O mio maestro, tu vedi bene che non ho sentimenti d'amore per loro, e questo mi rattrista. Il sentimento non è sempre in tuo potere. Da questo riconoscerai se hai amore.
se dopo aver ricevuto dispiaceri e contrarietà, non perdi la calma, ma preghi per coloro dei quali hai ricevuto le sofferenze e desideri per loro il bene. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quattordicesima stazione. Gesù è sepolto. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Alla quattordicesima stazione provo una sensazione strana per il fatto che Gesù va sottoterra. Ho udito una voce nell'anima. Non piangere, non soffro più. E per la fedeltà con la quale mi hai accompagnato nella passione e nella morte, la tua morte sarà solenne e ti farò compagnia in quell'ultima ora. Diletta perla del mio cuore, vedo il tuo amore così puro, più di quello degli angeli, proprio di più, perché tu combatti. Per te benedico il mondo, vedo i tuoi sforzi verso di me ed essi affascinano il mio cuore. Dopo queste parole ho smesso di piangere, ma ho ringraziato il Padre Celeste per averci inviato suo Figlio e per l'opera della redenzione del genere umano. La mia casa è il paradiso. Prima però di raggiungere la patria, dobbiamo compiere la volontà di Dio in terra, cioè superare fino all'ultimo le nostre prove e le nostre battaglie. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. O Dio misericordioso, che mi permetti ancora di vivere, dammi la forza di iniziare una vita nuova, la vita dello Spirito, sulla quale la morte non ha potere. Ed il mio cuore si è rinnovato, ed ho iniziato una nuova vita, già qui sulla terra, la vita dell'amore di Dio. Non dimentico però che sono la debolezza in persona, ma non dubito nemmeno per un momento nell'aiuto della tua grazia, o Dio. Per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.